Buongiorno a tutti, io sono Sean, state guardando Salt, il mio canale che parla di sport e altri argomenti interessanti. Oggi è domenica, siamo di nuovo in gara per una 10 km su strada in un piccolo paese della provincia di Avellino, Cesina. Questi 10 km si faranno su un circuito da 2 km ripetuto 5 volte. Ci dicono che il percorso in prevalenza è pianeggiante. A sfidarsi ci saranno gli atleti di diverse società e ho riconosciuto un gruppo di atleti del trail, tra i quali Tolino e Emilio e Carmen Luce, Andrea Maresca, oltre a degli atleti di Erco Sport con il presidente, Napoli Run con Ela Stabile e il presidente Carpenito con qualcuno dei suoi atleti del Monte Miletto. Siamo in fase di riscaldamento prima della partenza. Riguarda i premi della gara, saranno premiati i primi tre assoluti, uomini e donne, di cui il primo vincerà la maglia di campione regionale di una federazione di cui non ricordo il nome, e poi ci sarà per il primo anche una cena per quattro in una pizzeria. Di seguito saranno premiati anche i primi tre di ogni categoria di età. 50 egoisti di questa prima edizione. Ragazzi, per favore. Gara finita e volevo mostrarvi il pacco gara che ci hanno dato per soli 5 euro. Ci hanno fatto correre qui a Cesinali e poi ci hanno regalato tutte queste cose: torrone, nocciole, noci, castagne, mostacciuoli, olio extravergine più un pacco ristoro. Insomma, non si può pretendere di più. Spesso le gare più piccole sono quelle che hanno più fascino. A vincere la gara sono stati Iannone e Ela Stabile. E Iannone ha corso in 33 minuti e mi ha praticamente doppiato sul traguardo, mentre Ela Stabile ha fatto un'ottima prestazione come al suo solito, correndo intorno ai 41 minuti. Gente.
capo Milano è stata sempre sotto. Anima romagna, anima migrante, scudolia l'uscita la sta gente, gente mia che ha sofferto sempre troppo. Capo Milano è stata